A 15 anni dalla fatale esplosione, Hiroshima non ha dimenticato ciò che tutti gli uomini dovrebbero ricordare, la morte atomica. Alle cerimonie che si svolgono sul luogo dell'esplosione ha partecipato anche il principe ereditario Akihito, con le nuove generazioni, i parenti delle vittime, i sopravvissuti alla tragica vampa del 6 agosto. Anche la politica si è impadronita del dolore e del pianto di Hiroshima. Gli attivisti dei gruppi di destra e di sinistra si attaccano, si affrontano nelle strade delle città nipponiche e le manifestazioni degenerano spesso nella lotta di piazza. La polizia interviene pesantemente contro i dimostranti. Ne scaturiscono scontri divenuti purtroppo abituali sul confuso panorama politico giapponese. Negli ospedali e nelle abitazioni ancora numerose le vittime del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. 15 anni di cure non hanno potuto nulla contro mali inguaribili, determinati dalle radiazioni. Nella silenziosa casa dei Namura solamente la nonna 85enne respira. L'intera famiglia scomparve insieme ad altre centinaia di migliaia in quel giorno nefasto per tutta l'umanità.